Bentrovati, altra notizia flash con Marie Muscarà, Sì, una notizia consigliere. bella questa. Notizia bella, questa volta parleremo, pensate, di un bellissimo evento, un importante evento che ci sarà il 28 gennaio di questo mese a Caserta per contestare quello che sta accadendo, che è accaduto alla mattanza delle bufale. Marie, prego. È una battaglia che è iniziata molti anni fa, è iniziata all'interno del Consiglio, ha superato anche il Consiglio perché è arrivata anche in Europa, nella speranza di riuscire a fermare questa mattanza vera e propria, quasi. 100.000 bufale sono state abbattute, bufale che poi si sono ritrovate sane, quindi non erano neanche bufale malate. Uno sterminio di lavoratori, di animali e di Immagino. imprenditori. L'oro bianco di Caserta, che è la mozzarella di bufala, sta soffrendo perché non si riesce a mettere in piedi un piano di eradicazione della brucellosi che sia efficace. Quello che il commissario, perché abbiamo un commissario nominato dal governatore De Luca, ha messo in piedi è un piano che non funziona. Non lo dicono soltanto i numeri, lo dice anche la scienza. È un piano che non sta dando risultati. E siccome le abbiamo provate tutte, e dietro tutto ciò c'è una sofferenza legata al mondo degli animali, legata al mondo dell'imprenditoria e allo sviluppo di un territorio intero, il giorno 28 in una stalla vuota a Grazianise, si celebrerà una messa di requiem. Molti musici del conservatorio verranno per celebrare questa messa e ci sarà la presenza di molti attori napoletani che daranno la Rappresentanti del loro mondo dello dello spettacolo. spettacolo, appunto, Poi delle abbiamo messo la arti. locandina, così la vedete, anzi, In chiusura sarà un mandiamo la locandina, piacere sì. incontrarvi perché è l'unico modo adesso per dare ancora voce, ma questi imprenditori, allevatori, hanno fatto lo sciopero della fame, stanno usando tutte le armi pacifiche Ma poi per sta convincere. brucellosi finisce a Caserta? È un po' provocatoria questa mia Si domanda. Il ferma, virus si ferma lì? sì, non riesce ad arrivare a Salerno. Che strano. Strano. Ed è un'ingiustizia troppo, troppo grossa. Non E tu questa possiamo. battaglia insieme ad altri la stai facendo da anni, ne avevamo Da parlato anni anche qua. abbiamo chiesto commissioni d'inchiesta, abbiamo chiesto il commissariamento, abbiamo fatto l'impossibile per cercare di portare alla luce questa vergogna. E ripeto, non succede nulla. Nonostante adesso il governo sia un governo di opposizione rispetto a De Luca, e al governo di opposizione abbiamo chiesto commissaria De Luca per questo, in questo ambito. Nominiamo un commissario che sia un commissario governativo, che non sia quello nominato da De Luca e che faccia finalmente chiarezza. Però anche poi gli equilibri politici non sono quelli che ci fanno vedere. L'uno contro l'altro poi non funziona. Ci sono sempre degli accordicchi per cui, come il napoletano, tir la petrella e tir la Pesa la manella. manella. Speriamo E quindi questo commissario non viene nominato. che ci sarà affluenza di gente anche per questo Lo evento speriamo, che lo trasmetteremo lo naturalmente. trasmetteremo e anche alla fine manderemo la locandina. Grazie. Un altro Perfetto, flash grazie a voi, importantissimo. grazie.